Il Taranto ha ripreso ad allenarsi in vista della prima trasferta stagionale in programma lunedì sera al Curcio di Picerno. La squadra di Capuano, reduce dal 2-0 rifilato al Foggia nel derby domenica scorsa, si è ritrovata allo Iacovone B, struttura a parte rispetto allo stadio, per cui con un'ordinanza apposita il sindaco ha apposto i lucchetti in maniera temporanea in attesa che vengano quantificati i danni alla struttura dopo l'incendio dei giorni scorsi. Analizzando le questioni prettamente legate al rettangolo verde, l'allenatore rossoblù, in vista della trasferta in Basilicata, potrà contare nuovamente su Mastro Monaco e De Santis, entrambi squalificati per un turno in occasione della partita d'esordio. Al tecnico l'arduo compito di sceglierle se schierarli già dal primo minuto oppure a partita in corso, tenendo anche conto della questione legata al minutaggio. A questo punto, più che Mastro Monaco, che dovrebbe rientrare nei ranghi titolari, a rischiare il posto dal primo minuto è De Santis, ma ci sono ancora diversi giorni per chiarire ogni dubbio. A dirigere la partita in terra lucana lunedì sera sarà Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato da Nannacciatto e Minafra, entrambi della sezione di Roma 2, quarto uomo Luongo di Napoli.